Ragazzi, tanto quest'anno tutto quello che può girare male gira ancora peggio. Poi, magari non lo so se meritiamo o no di perderla, però francamente, boh. Ecco, vedere poi Allegri uscire così col sorrisetto, ecco, lasciamo perdere. Mettiamoci stendiamo un velo pietoso e non mi fate commentare. Meglio evitare. Che dire, ragazzi? Che dire? Ormai il campionato saranno amichevoli da qua a maggio, saranno allenamenti, speriamo, in vista della Coppa Italia e della Conference. Certo, ragazzi, quest'anno stanno girando male tutti con l'Inter che prendi quel gol che forse c'è il fallo, con Milan lo stesso, con la Juve questo gol annullato. Ha partecipato Ranieri, ha partecipato a cosa se il pallone va a 3 metri da lui e poi viene fischiato il fuorigioco. Ha partecipato non si sa a cosa. Però vabbè, tanto l'arbitro è andato al VAR, chiaramente il gol per forza di cose per far tornare il quadro doveva annullarlo. Non capisco francamente perché ci siamo scesi in campo senza attaccante, visto che Kwame, che cos'è, esterno, attaccante, Kwame, poi oggi è stato in campo anche oggi 90 minuti, Kwame, prestazioni imbarazzanti, quelli di Dodò, che fra poco non manda in porta Ken dopo quel rinvio maldestro, prestazione imbarazzante dello stesso Bonaventura che insomma, è in flessione ampia in questa seconda parte di stagione, lo stesso Amrabat, Maguccio, in generale veramente tantissime, sì, ecco, Amrabat messo fra i migliori in campo di DAZN vuol dire che i telecronisti di DAZN invece che vedere la partita guarda la rotella girare, probabilmente vedo la rotella del caricamento, la partita non l'hanno vista. Per il resto la prestazione è stata magari impegno come al solito, impegno, volontà, tentativi senza troppo ordine, senza troppo costrutto e fortuna che non ci ha assistito perché poi sarebbe stato anche un gol importante per Castrovilli, per la sua fiducia, un gol bellissimo, insomma, sarebbe stato importante sia a livello morale per andare a affrontare il Braga, sia per il ragazzo poi che era tornato dall'infortunio. La prestazione è stata come al solito appunto molto confusa, piena sicuramente di impegno e di volontà, ma di idee ce ne sono sempre poche, centrocampo che non c'è, attacco che non c'è, mancano sempre tante cose, certo, insomma. Arrivate, insomma, per come si era messo, almeno un pareggio probabilmente sarebbe stato un pochino più giusto. Ragazzi, forza Viola, tanto c'è poco da commentare, insomma, di fronte a queste cose c'è anche poco da commentare, c'è veramente poco da commentare.